Benvenuti ragazzi, come promesso dopo l'Atalanta di Gasperini arriva il Genoa di Gasperini. Piccola premessa prima di partire, come avrete già visto chi mi segue da un po' nei video precedenti, ma comunque lo dico anche per i nuovi, che spero anche lì siate tanti, che mi farebbe piacere e vi ringrazio come ringrazio quelli che tuttora ancora mi seguono e mi sostengono. Per il download troverete un link tipo sub unlocked. Tranquilli, non è nessuno spam, non è nessun abbonamento, non è nessun virus, niente. È solo un riindirizzamento al mio canale YouTube, al quale basterà iscriversi, chiudere la pagina e vi apparrà magicamente il download classico da Mediafire. Quindi, sereni. Detto questo, partiamo subito con l'analisi tattica del Genoa di Gasperini. Era il 2006 e il mondo del calcio italiano passava dall'inferno con Calciopoli al paradiso con la nazionale che diventava campione del mondo in Germania. Proprio quell'estate Giampiero Gasperini iniziava la sua parabola ascendente, passando dal Crotone, dove aveva raggiunto ottimi risultati e consenti per il bel gioco espresso, al Genoa in Serie B. Genova è una piazza sempre molto delicata, qualunque sia la sponda, ma lui ha saputo consacrarsi portando il grifone prima in Serie A vincendo la panchina d'argento. Per chi non lo sapesse, panchina d'argento è il premio assegnato al miglior allenatore della Serie B. Per la Serie A, come più conosciuta, c'è la panchina d'oro. Proseguiamo. Poi, alla sua stagione d'esordio nel massimo campionato, condusse il Genoa al nono posto. Quello che è rimasto più impresso però è il bel gioco che lo portò poi all'Inter, forse unico capitolo negativo della sua storia da allenatore, ma questa è appunto un'altra storia sul quale ci sarebbe da aprire un capitolo a sé. Infatti in questo articolo vorrei portarvi l'analisi tattica del suo Genoa e la conseguente creazione dell'emulazione tattica in Football Manager. Quindi partiamo. Costruzione. La costruzione della manovra di quel Genoa era sempre dal basso, con i due centrali difensivi esterni che si allargavano, detti anche braccetti, per lasciare spazio al centrale e al portiere di dialogare con loro e con il centrocampista che veniva incontro. L'obiettivo era arrivare sulle fasce per sviluppare la manovra. Qui sotto infatti vediamo la costruzione dal basso, con palla al portiere, i due braccetti larghi alle estremità dell'area di rigore, il centrocampista che viene incontro cerchiato in rosso e l'altro nostro centrocampista centrale un po' più avanzato. I terzini sono avanzati quasi al pari con il nostro centrocampista. Nella costruzione alta invece vediamo che i due centrocampisti si sono allineati nel nostro centrocampo e i terzini si sono alzati sulla linea dei due uomini dietro la punta. Sviluppo. Lo sviluppo della nuova prevede e va gli esterni e la ricerca della superiorità in quella zona di campo, con le catene formate da terzino, braccetto e trequartista. Eccolo qua che vediamo il centrocampista, e dopo andremo anche a vedere perché in questa posizione, eccetera, il braccetto, Vasquez, in questo caso in possesso palla, il terzino poco più avanti e nel centro-sinistra il nostro uomo dietro le punte. Il centrocampista, ognuno dei due con compiti diversi, restava una copertura del braccetto che saliva sulla fascia. Qui sotto vediamo un'immagine della realtà presa da un video molto ben fatto dal sito metodocalcio.wordpress.com, del quale parla appunto dello sviluppo dell'azione sulle fasce del Genoa di Gasperini. E vediamo qui infatti il terzino, il braccetto e l'altro giocatore sulla fascia, cioè le catene, e il CC che copre il movimento del difensore a salire, come vediamo anche qui nella nostra emulazione tattica. Finalizzazione. L'azione veniva finalizzata tramite sovrapposizioni, sia interne che esterne, degli uomini di fascia. Qui sotto, infatti, vediamo due immagini con la finalizzazione dell'attacco alla profondità del nostro attaccante e di qua
vediamo la finalizzazione con l'esterno direttamente che va al tiro. Come abbiamo visto sopra, infatti, anche l'attaccante, bravo nell'attaccare la profondità insieme a uno dei due trequartisti, poteva essere servito in profondità da esterni o uomini dietro le punte. Altra finalizzazione che vediamo qui sotto è l'assist, appunto, del braccetto, come vediamo in questo caso, De Winter, addirittura fino in fondo alla linea di fondo, appunto, dell'area di rigore avversaria. Fase di non possesso. L'obiettivo di Gasperini era la riconquista immediata del pallone una volta perso per poter attaccare nuovo la difesa avversaria velocemente con ripartenza e contropiede. La squadra si schiera con un 3-4-3 in questo pressing che vediamo in questa immagine. Se non riesce il recupero alta, la squadra si schiera nella sua metà campo con un 5-3-2 che vediamo qua con uno dei due uomini dietro le punte che si allinea con i centrocampisti mentre l'altro resta più avanzato insieme all'attaccante. Quindi ragazzi, detto questo, letta e esaminata la nostra analisi tattica, andiamo a creare la nostra tattica in Football Manager. La tattica è un 3-4-2-1 con stile tattico gioco sulle fasce, ovviamente come abbiamo detto, perché cerca lo sviluppo sulle fasce. La mentalità è positiva, come ha detto cerchiamo comunque una partenza dal basso e un possesso palla comunque, cercando di fare la partita. L'ampiezza di gioco è abbastanza larga, perché comunque è vero che ci sono le fasce, però è vero che abbiamo anche passaggi corti, quindi dobbiamo arrivare a quello sviluppo stretti, vicini, anche perché le catene laterali sono comunque molto vicine, come abbiamo visto, i quattro uomini. Si cerca di giocare la palla negli spazi partendo dal basso della difesa, concentrando il gioco sulle fasce e cercando le sovrapposizioni. Lo stile di passaggio, come detto, è corto perché difficilmente si va al lancio lungo se non in transizione positiva. Il ritmo di gioco è leggermente più alto. I cross, come detto, sono bassi perché se andiamo al cross ci andiamo spesso e volentieri da dentro l'area di rigore, come ho visto prima con il braccetto, e si cerca di portare il pallone in area di rigore. La libertà di inventare è più creativa. In transizione si fa pressing a tutto campo, una volta recuperato il pallone si va in contropiede. In non possesso la linea di difesa è alta con un pressing alto al massimo, così come l'intensità di pressing, e si impedisce passaggi corti al portiere sin dalla costruzione della manovra avversaria. La linea di difesa è alta, quindi si fa il fuori, significa che si fa il fuorigioco, e si indirizza la trappola del pressing sui lati. Quindi questa è la nostra, i nostri impostazioni di squadra. Passiamo adesso a quelli dei vari ruoli. Portiere libero supporto, perché come ha detto già era un diciamo avanti, già c'era la costruzione con il portiere. Difensore centrale è colui che si occupa di portare il pallone per poi smistarlo insieme al regista che vediamo davanti che avrà il compito di venire incontro, mentre ai lati ci sono due braccetti su attacco al quale non diamo niente perché sono perfetti così per il suo ruolo, le impostazioni. I terzini sono due terzini fluidificanti al quale gli diamo qui però di stare più largo e di crossare dalla linea di fondo. L'altro centrocampista, come vedete, è un carrillero. Il regista, per caratteristiche del ruolo, resterà ugualmente in questa posizione, verrà incontro e al massimo arriverà qui, quindi più basso sicuramente del terzino e si alzerà là, quindi già resterà in copertura. L'altro siamo andati a inserire un carrillero. Carrillero che per chi non lo conosce, perché non è un ruolo molto usato, come andiamo a leggere. Il compito è quello di coprire le aree laterali del campo e collegare la parte difensiva del centrocampo con quella offensiva. La differenza fra il carrillero e il centrocampista di quantità è che il primo agisce all'interno, nell'intero spazio tra le due aree di rigore, il secondo, cioè il carrillero, solo tra le linee del centrocampo. Quindi il carrillero lo troveremo qui e qui, quindi in perfetta copertura del nostro terzino e del nostro braccetto che salirà. Dietro le punte troviamo un centrocampista offensivo al quale gli diamo di stare più largo e allargare il gioco con libertà di movimento. Ecco come si va a creare le nostre catene di destra, le
Sinistra, un attaccante di supporto, perché deve essere bravo anche lui ad andare ad attaccare punta e in fase di non possesso a restare alto insieme al nostro attaccante, però anche a lui gli diamo stai più largo, allarga gioco e libertà di movimento, quindi le stesse impostazioni del nostro centrocampista offensivo. Cambia l'interpretazione del ruolo praticamente. Davanti abbiamo un centravanti, classico, senza molte impostazioni, anzi, nessuna impostazione. Quindi, detto questo, creata la nostra tattica, andiamo a vedere qualche immagine della tattica in video però, per farvi vedere quello che abbiamo visto prima dell'analisi tattica, però invece che nelle immagini, nel video. Partiamo da una costruzione intanto. Si cerca subito di allargare sulle fasce con il terzino che spinge, poi cerca la sovrapposizione interna del nostro centrocampista offensivo, chiude la difesa avversaria, ma quello è il senso. Qui c'è una punizione che non ci interessa. Qui c'è una fase di non possesso, come vedete, stretti. E andiamo poi a recuperare palla e quello che dicevamo prima, ripartenze veloci una volta recuperato il pallone. Qui siamo già in un contropiede, un 3 contro 3. Con Malinowski che va poi al tiro fuori. Questa è un'altra punizione che non ci interessa. Qui andiamo alti al pressing. In questo caso saltata, come abbiamo detto prima, il primo pressing. Si rincula, scusate la parola, ma questa è la vera parola detta in gergo. Posizionandosi con un 5 3-2, che poi può essere anche un 5-3-1-1 in base al movimento elastico, come vedete, dell'attaccante di supporto. Vediamo qua quello che si diceva prima: il 3-4-3 nella metà campo avversaria con i due uomini dietro all'attaccante che si allineano a lui. I terzini che si allineano ai due centrocampisti e i tre difensori che restano dietro, allineati. Più si abbassa, sale la manovra offensiva degli avversari, più ci abbassiamo e ci allineiamo la nostra difesa. Poi grande tiro di Thorsvedt che va a segnare con un Eurogol da 30 metri. Vedete, molto aggressivo il nostro braccetto, è andato a recuperare palla addirittura quasi sulla linea di centrocampo. Poi ecco un altro esempio di nostra impostazione dal basso, con il portiere che serve il braccetto che porta palla finché può, poi torna dal nostro difensore centrale. Si mantiene il possesso sempre però andando sugli esterni. Ecco il nostro braccetto che sale molto alto. E vedete qui resta in difesa a protezione il nostro carrillero. Vedete, sono tre uomini offensivi, ma non il nostro centrocampista, che resta sì vicino in appoggio, ma come vedete i centrocampisti proteggono l'uscita del terzino e del centrale difensivo. Ancora sovrapposizione interna, come vedete, di Malinowski al nostro terzino. Malinowski va sul fondo a rimorchio per l'attaccante di supporto che va al tiro fuori. Qui ancora una costruzione, come abbiamo detto, chi è che ha il compito di portare palla? No, centrale difensivo, che poi allarga sull'esterno. Addirittura rete qui a recuperare palla e poi usciamo addirittura palla al piede con il possesso, con il nostro sviluppo. Si ritorna ancora sulle fasce per il terzino, poi sovrapposizione, avete visto anche qui interna anche in questo caso del nostro braccetto. Vázquez va lui sul fondo, poi torna al limite dell'area per l'attaccante, si va dalla parte opposta per il nostro terzino
che andrà lui stesso alla conclusione e a segnare il gol. Quindi classica azione del Genoa questa, con sovrapposizione del centrale del braccetto, poi chiusura dell'azione verso il terzino opposto. Ancora una volta una chiusura d'azione del terzino opposto che va fuori. Qui c'è prova all'attacco in profondità, il nostro attaccante ha sbagliato il passaggio del nostro centrocampista. Qui ancora il braccetto, vedete, molto alto, si difende a due, spesso e volentieri. Qui in questo caso i braccetti però non sono altissimi, non sono andati sulla posizione sulle fasce, quindi i nostri centrocampisti sono più alti comunque dei nostri braccetti. Fino adesso che non è salito ancora di più il nostro braccetto, un difensore, un centrocampista, vedete, restano a protezione. Poi tiro parato da Consigli. Quindi c'è sempre questo scambio di posizione comunque fra centrocampisti e braccetti. Qui ancora un recupero alto in pressing con Retegui che va al tiro fuori. Quindi ragazzi, quello per non fare il video super lungo che poi annoia, quello che dobbiamo vedere, abbiamo visto, c'è praticamente sviluppo sulle fasce, catene sulle fasce, quello che c'era da vedere di importante, come va a concludere l'azione, cioè o attacco in profondità dell'attaccante o cross basso degli esterni o addirittura chiusura dell'azione degli esterni. E poi un'altra cosa importante da vedere sono i braccetti che salgono e i due centrocampisti che li vanno a proteggere. Detto questo, andiamo a vedere i risultati della nostra emulazione tattica provata con il Genoa attuale, quindi con database attuale di Football Manager. E come dico sempre, quando testo le mie tattiche, solo prova tattica, quindi non si cambia mai la tattica, a prescindere di come va la stagione e a prescindere di come vanno le partite, sia durante che prima, non c'è gestione della squadra, non c'è allenamenti, non c'è mercato, niente. Si parte subito in Coppa Italia, si vince 1-0 la Ternana, poi partiamo bene in campionato con vittorie e pareggi sia con l'Udinese, col Bologna, Lecce, Salernitana, perdiamo con il Frosinone al 23 di settembre. Poi ripartiamo bene pareggiando addirittura con la Roma, vincendo 1-0 con la Juventus, poi si perde a San Siro con l'Inter, ma vinciamo in casa con la Lazio. Si passa supplementari 4-1 contro il Pisa in Coppa Italia, poi però perdiamo con il Torino, ma vinciamo con il Milan e poi perdiamo con il Monza, quindi risultati qui un po' altalenanti. Poi vittoria 3-2 con il Cagliari, poi perdiamo di nuovo con l'Inter, usciamo al terzo turno di Coppa Italia. Poi vittoria con l'Empoli e perdiamo con il Napoli, poi buon pareggio con la Fiorentina, vittoria con l'Atalanta. Come vedete, Atalanta nostra, ma se vi ricordate e avete visto il video dell'Atalanta di Gasperini, vi avevo premesso che l'avevo testati nel solito save. Poi ottimo mese di gennaio con tutte vittorie con Sassuolo, Lecce, Salernitana, Udinese, poi perdiamo con il Bologna e l'Hellas a febbraio, ma vinciamo con Frosinone e Roma. Poi marzo buono con vittorie con Juventus e Inter, poi perdiamo con Lazio e Torino e Milan. Poi altre vittorie con Monza, Cagliari e Empoli, finale di stagione purtroppo con 4 sconfitte, 3 sconfitte su 4. L'ultima vittoria con il Sassuolo, perché se non fosse stato per l'ultimo mese non positivo, saremmo arrivati in Champions, perché alla fine siamo arrivati a pari punti al quarto posto con la Fiorentina, che però c'è avanti, probabilmente per scontri diretti, credo valga gli scontri diretti oppure differenza reti, comunque in ogni caso è avanti a noi, ma per noi comunque un ottimo risultato, 69 punti con 20 22 vittorie, 3 pareggi e 13 sconfitte, 66 gol fatti, 53 subiti. Come attacco siamo il quinto miglior attacco, come difesa non siamo messi benissimo, siamo al decimo posto insieme alla Fiorentina. Come clean sheet siamo all'ottavo posto con 10. Per quanto riguarda i giocatori, Cannoniere e De Ketelaere, come avevamo già visto, ma il nostro attaccante Retegui è a 24 e Malinowski, il nostro centrocampista offensivo dietro le punte, a 17. Per gli assist abbiamo Malinowski a 10 e poi troviamo Hefti, il nostro terzino, a 8. Per quanto riguarda invece i risultati totali dei nostri giocatori, Retegui ha chiuso con 26 gol e 4 assist, Malinowski 17 e 13, Gudmundsson 9, 5, 4 gol e 2 assist anche per Badeli e così via tutti gli altri. Detto
Bene, gli assist anche di Efti, il nostro terzino a 8, 4 anche per il nostro braccetto, per i nostri braccetti Vasquez e De Winter e Apps sulla sinistra insieme a alternato con Aarons hanno chiuso con 4 assist e l'uno e 3 assist l'altro. Per quanto riguarda altri dati che posso fornirvi sono la media gol a partita di 1,74 con un XG di 1,68 a partita. Gol subiti 1,39 con un XG di 1, quindi abbiamo concesso poco, alla fine abbiamo concesso un'occasione chiara all'avversario che però ci ha punito più di quello che abbiamo concesso. E un altro dato importante, bello, sono i passaggi completati che sono vicini al 90%, 89,64. Altro dato importante sono i passaggi dell'avversario per azione difensiva 5,80 bassi e passaggi subiti nella tre quarti offensiva a partita sono 67. Possesso palla recuperato per ben 3.506 volte. Detto questo, ragazzi, io saluto gli italiani e o comunque chi in lingua straniera ci segue con i sottotitoli, cosa che raccomando sempre anche agli stranieri perché come vedete è una versione più dettagliata. Ora inizierà la versione in inglese, però sarà molto più easy. Cioè della serie andremo a leggere l'analisi tattica, andremo a vedere la tattica in modo molto veloce, risultati ancora più veloci, cioè della serie dirò come è finito il risultato, cioè come è finita la stagione, però insomma tutti i dettagli le trovate nella versione in italiano con i sottotitoli. Detto questo vi ringrazio di nuovo e vi ricordo la premessa, cioè che per il download della tattica c'è un sito tranquillissimo e tranquilli ragazzi se non lo conoscete, ma non è nessun virus, nessuno spam, nessun abbonamento, è solo un rindirizzamento al mio canale YouTube, al quale basterà iscriversi per chi non è iscritto e si sbloccherà il classico download da Mediafire. Detto questo ragazzi, vi saluto di nuovo e passiamo alla versione in inglese. Good morning, friends, from your magical Montanieu tactical emulation for FM24. And it is Giampiero Gasperinis with Genoa. Premise. The tactical download will be via subofranlock.it. No viruses or otherwise as explained in the previous videos, but only one step for the free subscription to the YouTube channel for the always free download from Mediafire tactic analysis construction. The construction of that Genoa maneuver was always from the bottom, with the two external central defenders widening to leave space for the central defender and the goalkeeper to communicate with them, and with the midfielder who came towards them. The objective was to get to the flanks to develop the maneuver. Development. The development of the maneuver involved the wingers and the search for superiority in that area of the pitch, with the chains formed by the fullback arm and attacking midfielder. The midfielder, each of the two with different tasks, remained to cover the arm that went up the wing. Finalization. The action was finalized through overlaps, both internal and external, of the men on the wing to go to the conclusion themselves or serve a teammate in the penalty area. Even the attacker, good at attacking depth together with one of the two attacking midfielders, could be served in depth by wingers or men behind the strikers. Non-possession phase. Gasperini's objective was to immediately regain the ball once lost in order to be able to quickly attack the opposing defense again with counter-attacks and counter-attacks. The team lines up with a 3-4-3 in this pressing. If the high recovery fails, the team lines up in their half of the field with a 5-3-2. This is the tactic in FM24. These are the
Results. 5th Italian Serie A. Greetings, a hug and thanks from your magical Monta.